Mentre ai presenti già praticamente dalla scrittura di Rosa, un ringraziamento alla Presidente Meloni, che ha scritto stamattina una delle più belle pagine che Cattolia certamente dovrà ricordare, è una tematica che molti mi abbracciano un po' tanto specificità. Quindi stamattina presumo che possa essere un grande elemento di formazione per tutti voi. Una grazie anche alla presenza numerosa che stamattina vedo in aula, che non è esclusivamente femminile, quindi qui lascio la cultura, perché veramente questa pagina abbia preso il giusto posto per essere scritta nella mia. Mio è un saluto breve, solo per portare un saluto forte dell'amministrazione comunale e a nome del sindaco Enzo Carpola, impegnato nel gemellaggio con un paesino in provincia di Catania per il giubileo maurino per l'anniversario 1500 anni della nascita di San Mauro, che è giusto sempre ribadire perché non tutti lo ricordano, perché San Mauro è il patrone della città di Cattolia, non è un provocatore, perché non tutti i cattoliani sanno che il santo padrone di questa città è San Mauro Abate. Quindi ho voluto fossilizzare questo momento perché anche in queste coste il territorio e la popolazione si devono. Questo convegno capita a distanza di 2 giorni da quello che è la giornata internazionale della donna, come ha detto la dottoressa, che è Modena. Non è la festa della donna, impropriamente in maniera totale si parla di festa della donna. Parlare di festività poi scendo le reali condizioni in cui vivono le donne, veramente c'è poco da festeggiare, quindi sono tematiche, grazie solo a questo grande esercito di donne, che potrà trovare qualche esempio. Non mi attendono dei vermi, sicuramente, perché chi mi sta intorno e in sala vedo grosse personalità che certamente faranno analisi e proposte di quello che possono essere anche le soluzioni in termini politici e diversi. Su questa tematica si affronteranno man mano i diversi interventi che sono dati da questo lato. Il buon lavoro che ci vogliamo dare stamattina è solo per dire anche che la Cattolia vuole portare quell'apporto che tutte le città, e non è che fa anche piacere che è venuta un onorevole regionale del Lazio, perché questo è un problema che è fortemente sentito in tutti i Lazi. Oggi parliamo di violenza domestica, ricordiamoci che dall'inizio dell'anno ad oggi 30 donne hanno perso la vita. Quindi un plauso all'amministrazione comunale napoletana che ha piantato 30 rose nei giardini di Piazza Municipio per non dimenticare, ecco, non possiamo e non vogliamo dimenticare. Io mi fermo qui perché è giusto anche che questo tema venga trattato poi dall'assessore Mazzo, che è l'assessore alle pari opportunità, quindi condivido con lei questo momento. Grazie.